Ciao ragazzi, allora sono praticamente in pausa da lavoro e siccome questa settimana sono tutti i giorni a scuola e non ho tempo per fare video, ho detto vabbè, lo giro adesso, meglio adesso su una panchina al parco che niente. Volevo girare questo video che riguarda il come partire dopo che si è passato il test d'ammissione. E parliamo anche un pochino dei ripescaggi e di come funziona, perché un po' di voi mi stanno già scrivendo come ci si comporta, se bisogna fare ulteriori passaggi oppure no. Allora, una volta che sono uscite le graduatorie, io penso che, allora oggi è 29 settembre, suppongo che più o meno tutti gli atenei abbiano pubblicato le loro graduatorie. Magari fatemi sapere voi se c'è ancora qualche città d'Italia in cui state aspettando. Però in ogni caso voi sapete che l'ammissione è circoscritta ad una determinata cifra e tutti quelli che avanzano, diciamo così, non entrano. Ma quelli che non entrano si dividono in due categorie: gli idonei non ammessi e i non ammessi. Gli idonei non ammessi sono coloro che hanno raggiunto i 55 punti, quindi il punteggio minimo per essere in graduatoria, e quindi hanno speranza di ripescaggio, mentre i non ammessi vuol dire che hanno fatto proprio un punteggio troppo basso. Se siete idonei ma non ammessi, quindi se comunque avete un punteggio utile per entrare in graduatoria, vuol dire che potreste sperare nei ripescaggi. Cosa significa? Che in questo momento c'è tempo per immatricolarsi, ovvero ogni persona che legge di aver superato il test ha un periodo di tempo circoscritto ad una data e un orario preciso entro il quale presentare determinati documenti, pagare la tassa di iscrizione, ricevere la sua matricola. L'immatricolazione è proprio questo, quindi l'iscrizione ufficiale. Perché dopo aver passato il test bisogna iscriversi. Passato questo termine molto preciso di data e di ora, se per caso non tutti quelli che hanno passato il test si sono iscritti, perché magari c'è qualcuno che ci ha ripensato, qualcuno che nel frattempo è entrato in un'altra facoltà, eccetera, chiaramente ci sono dei posti rimasti liberi, per cui l'ateneo scorre la graduatoria e va a pescare altre persone tra quegli idonei ma non ammessi di cui vi parlavo prima, che quindi potrebbero essere ripescati e quindi essere, diciamo così, immatricolati nel secondo turno, tra virgolette. Questo ciclo di ripescaggi, cioè peschi la gente, gli dai tempo per immatricolarsi, se non si immatricola si liberano posti e quindi tu vai avanti, prosegue, i ripescaggi proseguono finché non vengono coperti tutti i posti. Ci sono atenei d'Italia in cui si va avanti fino a metà novembre, fine novembre, ok? Quindi avete speranze. Se siete idonei ma non ammessi, non perdete le speranze, assolutamente, a meno che non abbiate 700 persone davanti, insomma, però dovete considerare che è fisiologica una quota di persone che si ritirano, che ci ripensano, eccetera, eccetera. Quindi comunque qualche ripescaggio, cioè è difficile, se non impossibile, dirvi quante persone vengono ripescate, perché di non lo so, cioè non c'è modo di prevederlo, però comunque è una cosa che succede, quindi se avete comunque un punteggio da idonei non perdete le speranze, assolutamente. Cosa succede? Ovviamente che se si entra dopo, cioè se si entra col ripescaggio, le lezioni saranno già cominciate. Perché adesso non lo so, però io tengo, diciamo, come metro Udine. A Udine le lezioni del primo anno iniziano il 4 di ottobre. Ovviamente i ripescaggi andranno avanti oltre. Quindi chi entrerà nei successivi turni troverà lezioni già cominciate, poco male. Cioè non succede assolutamente nulla. Non c'è problema. Chiaramente avete meno tempo magari per orientarvi,
se entrate coi successivi turni di immatricolazione venite già catapultati in cose già iniziate, eccetera, ma ci vuole veramente poco a mettersi un attimino in riga, tra virgolette. Per l'immatricolazione che cosa bisogna fare? Vabbè, la cosa fondamentale è pagare la tassa di iscrizione. E si apre tutto il capitolo delle tasse universitarie. Io so come funziona in Friuli Venezia Giulia, quindi vi posso parlare per Udine Trieste. Comunque, in ogni caso, le tasse universitarie, essendo, cioè io vi parlo di università pubblica, si misurano in base all'ISEE universitario, che non è l'ISEE normale, che vi dà un indice, una cifra, e sulla base di quella cifra il vostro ateneo ha degli scaglioni, insomma, di soldi da pagare, in sostanza. E ci sono delle rate da pagare ogni anno, si paga la rata di iscrizione a ottobre e poi si pagano o altre due rate o solo un'altra rata a seconda di quanto di quanto avete l'ISEE alto. Per sapere tutti i dettagli di questa cosa io vi rimando all'avviso tasse del vostro ateneo. Sul sito c'è sicuramente, lì viene spiegato tutto, viene spiegato per esempio anche che ci sono delle persone che potrebbero essere esenti, quindi potrebbero non dover pagare nulla per vari motivi. Non sono preparatissima su questo, ma ci sono varie ragioni per cui voi potreste essere esentati dal pagamento delle tasse. Così come rispetto all'ISEE si misurano le tasse, rispetto all'ISEE si misura anche la cifra che voi pagate per la mensa universitaria, per esempio. Cioè, se una persona è esente dal pagamento delle tasse non pagherà niente, neanche la mensa. Ci sono gli scaglioni anche per la mensa. So che per il Friuli Venezia Giulia e quindi per Udine e Trieste si fa tutto, è una richiesta che si fa online, la richiesta di riduzione tasse, quindi non è automatica. Dovete voi andare a richiedere l'ISEE ad un CAF, oppure potete richiedervelo anche da soli, poi inserire il numero di protocollo del vostro ISEE sul sito dell'ARDIS e in questo modo l'università calcola quante tasse dovete pagare. Le tasse si pagano così come la tassa di iscrizione e anche tutte le altre, così come avete pagato anche la cifra di iscrizione al test d'ammissione, si paga tutto tramite PagoPA, quindi pagamento digitale, si può pagare anche con l'app dell'home banking, col computer, insomma molto semplice. E quando vi immatricolate praticamente vi danno un talloncino con numero di matricola e il vostro account universitario, tramite il quale potrete anche ottenere la suite di Office, quindi Word, PowerPoint, Excel, tutto gratuitamente, ma questo mi riservo di farvelo vedere in un video a parte. Comunque, durante l'immatricolazione, se avete una carriera pregressa, cioè se venite da un altro corso universitario, se avete un'altra laurea o se avete fatto un anno da un'altra parte, eccetera, potete chiedere la convalida della carriera pregressa e quindi inserire i nomi degli esami, cioè l'università che avete fatto prima, il corso che era, eccetera, i nomi degli esami e l'SSD, che sarebbe un piccolo codice che accompagna ogni esame, che si chiama codice settore scientifico disciplinare, scusate, non codice. Quello servirà alla segreteria, con i suoi tempi, a capire quali materie convalidarvi. Loro andranno a confrontare tante cose, io adesso dal punto di vista tecnico non lo so esattamente, però loro vanno a confrontare non solo il nome del corso ma anche i programmi, contattano la segreteria dell'ateneo precedente, se l'ateneo è lo stesso per esperienza ci mettete meno tempo. Succede che poi a un certo punto, ad anno iniziato, se voi avete chiesto la convalida di una carriera pregressa, ad anno iniziato, tra qualche tempo, nel mio caso ci misero quasi 2 mesi, vi diranno quali esami vi sono stati convalidati e di conseguenza quali lezioni potete fare a meno di frequentare. Inizialmente vi dovete orientare sul sito con gli orari delle lezioni, eccetera. Più o meno tutti gli atenei organizzano un welcome day per le matricole, quindi una giornata di presentazione in cui
il coordinatore del corso, piuttosto che i tutor di tirocinio si presentano, vi dicono un po' come è organizzata, vi fanno conoscere la struttura e tutto, in modo che voi siate insomma un po' meno spaesati quando poi entrate. Per la frequenza delle lezioni, che cosa vi consiglio io personalmente? Mi sono sempre trovata bene a prendere appunti cartacei, perché proprio la scrittura a mano a me fa memorizzare di più. È ovvio che col computer si è più veloci. Ci sono stati anche dei corsi in cui ho scritto a computer perché c'erano professori, professoresse che parlavano a raffica e io vi giuro, con tutta la buona volontà del mondo, non ce la facevo a mano. Però io vi consiglio i classicissimi quaderni, oppure se ce l'avete l'iPad e l'Apple Pencil, insomma, per portarvi dietro meno cose, meno peso, insomma, già lo sapete. E che cos'altro? Ma in realtà niente di particolare. Sapete che l'ora universitaria è un po' diversa rispetto, cioè l'ora di lezione universitaria è diversa rispetto all'ora a cui siamo abituati noi al liceo. Ogni ateneo si regola come vuole, anche ogni professore si regola come vuole in generale, ma in generale un'ora di lezione all'università sono 45 minuti col quarto d'ora accademico di pausa. In generale può cambiare questa cosa, perché magari ci sono dei professori che vi dicono: io il quarto d'ora accademico non lo faccio, quindi vado dritto, magari se devo fare 3 ore di lezione faccio 3 ore filate e poi finisco 45 minuti prima, ok? Anziché fare un quarto d'ora di pausa ogni ora, ognuno poi si gestisce come vuole. Avrete un badge universitario, vabbè, ve lo consegneranno dopo, ma il badge universitario è praticamente il vostro documento che vi fa accedere a tutti i vari servizi. Se frequentate a Udine sappiate che noi col nostro account universitario, quindi con la mail e la password, possiamo dalle aule informatica stampare gratuitamente, sempre che le stampanti funzionino. No, vabbè, scherzo, funziona. Quindi l'inchiostro non lo paghiamo, i fogli invece ce li dobbiamo portare noi. Abbiamo a disposizione 500 copie per ogni semestre a Udine. Poi entrerete bene nel sistema universitario, perché ci sono veramente tante possibilità. Per esempio a Udine gli iscritti all'università possono accedere al CUS, quindi al centro sportivo universitario, dove ci sono palestre, campi da tennis, potete fare degli abbonamenti a prezzi vantaggiosissimi. Insomma, adesso io non conosco bene le realtà ovviamente di tutti gli atenei, però sappiate che da studenti si possono fare un sacco di cose. Da studenti universitari si possono fare un sacco di cose. Dentro l'università c'è il wifi, generalmente funziona, cioè, se non funziona succede. E poi ogni ateneo e ogni professore solitamente carica dei materiali, che possono essere slide, che possono essere dispense proprie, li caricano online. Poi pubblicano il programma del corso, quindi se voi scrivete per esempio UniUd, che sarebbe Università di Udine, programmi degli insegnamenti, anno accademico, in questo caso 22-23, trovate che già tutti i professori, più o meno tutti i professori, hanno pubblicato il programma. Nel programma c'è scritto che esame è, da quanti CFU è, che cosa bisogna studiare e in che modo verrà svolto l'esame. E poi c'è anche il contatto del professore, quindi la mail. All'università si comunica tramite la mail istituzionale, quindi c'è il circuito interno. Se non frequentate, se avete intenzione di non frequentare, vi consiglio di scrivere ai professori e di dire: guardi, io non frequenterò. Avvisateli, perché comunque ci potrebbe essere una differenziazione di programma, o comunque è sempre bene, secondo me, dirlo. E nulla, mi sa che ho detto tutto. Se avete domande sull'inizio, su che cosa fare, su come organizzarsi da qualche punto di vista particolare che io non ho toccato in questo video, fatemelo sapere.